Ennesimo capo di stagione per i Bellara che non riesce a trovare l'orgoglio neppure nel derby con l'Igea dopo che all'andata la partita era terminata 2-1, per certi versi equilibrata. Quello di Enna risulta tutt'altra cosa, ci scusiamo con gli spettatori, ci sfugge questo montaggio e il primo gol ospite dell'Igea a cura di Belloni. Bellara subito pericoloso con un calcio di punizione di Federico smorzato dalla retroguardia ospite e maglia rossa al primo vero affondo, però trovato il gol al minuto 4 l'Igea va nuovamente al bersaglio esattamente 2 minuti più tardi con Belloni. Gli ospiti raddoppiano con questa azione, cross dalla destra, zampata vincente per l'appunto di Belloni per la personale doppietta. L'indemoniato Belloni va via sulla sinistra, mentre al centro Bellavista trova questa volta sulla propria strada Zenunai a negargli gloria personale. Errato disimpegno del Bellaria, Facondini ruba palla ma scarica alto dalla distanza, invece dalla parte opposta risponde pari con una conclusione centrale. Il tris però nell'aria, l'Igea fa quel che vuole e Bellavista al 23esimo firma il tris. Passano appena 60 secondi ed ecco che il poker è servito. Errato disimpegno della difesa del Bellaria e chi poteva se non Belloni realizzare il quarto gol? Nella ripresa il Bellaria trova il gol della bandiera pari da un traversone innocuo, trova la complicità di Rossi, vena di regali dato il periodo pasquale 1-4, ma il Bellaria ricambia subito in favore con l'Igea che trova la manita col carestia 5-1 dopo 55 minuti. Dalla bandierina, Brighi in aria ha il tempo di stoppare palla, girarsi ma calcia al lato. Zenunai successivamente nega Bellavista la speciale doppietta personale rispondendo perfettamente alla conclusione dell'attaccante. Lo stesso Brighi dopo aver stoppato palla in aria calcia debolmente tra i guantoni di Zenunai che tuttavia è costretto a raccogliere l'ultimo pallone in porta per via di questo calcio piazzato battuto perfettamente da capitano della Motta per il 6-1 finale.